benvenuti nella mia cucina. Le feste si avvicinano e oggi prepareremo un dolce che piace a grandi e piccini, ma in particolar modo a romposi ed armastori. Pancettone. Panettone. Se prende mano l'immaginazione, mi passa pancetta per la testa un'invenzione, allora mi olio di pirro in modo nuovo a trasformare tutto quel che trovo. Come spezie, una fototessera del tancio e una fototessera di giorno. In una padella mettete l'olio di pirro. Una volta che l'olio sarà caldo, mettete la pancetta all'interno della padella. Fate soffriggere bene, si deve tostare così che dopo, quando andremo ad unire ai canditi all'uvetta, sottenga la classica fragranza, insomma, che ha caratterizzato il pancettone negli anni. Una volta che avrete ottenuto tutto quest'acqua, spegnete. Un piccolo trucco per rendere il piatto veramente speciale è quello di aggiungere queste spezie, che io amo in particolar modo. Vieni Fra, vieni, facciamo vedere ai nostri amici a casa il trucco del mestiere. Una fototessera di ciccio, che finalmente sono riuscito anche a levare sul mio balcone, finalmente una bella piantina nana, e una fototessera del tancio. Questa ancora fatico un po' perché comunque è una pianta molto ostile il tancio da coltivare. La prima, se grattate solo la parte esterna, mi raccomando non arrivate al centro, altrimenti otterrete un sapore di ricotta troppo spinto. Però se grattate solo la parte esterna otterrete veramente un sapore speciale. Per quanto riguarda il tancio, è una spezia che consiglio di utilizzare solo a pochi esperti, perché qui si fa presto a rovinare un piatto. Se grattate solo la parte esterna otterrete un sapore incredibile, un aroma, quando rientrerete in casa anche dopo giorni sentite ancora quel bell'odore di alcol, di finkbrau, mischiato a una bella menabrea. Se grattate troppo in mezzo invece l'aroma di alcolizzato sarà veramente troppo forte, lì vi siete giocati il piatto. Procediamo appunto, guardate, mano così, grattugia. Tancio, eccezionale. Era con ciccio. L'ordine può essere anche invertito, prima ciccio e il tancio, però magari il tancio messo dopo potrebbe coprire troppo il ciccio. Eccezionale. E ora è il momento clou. Si taglia il panettone. Posizione orizzontale, partiamo dal fondo, tenendo in considerazione due diti, altrimenti rischiamo di fare strati troppo sottili e poi rovinare. Quindi, due dita e tagliamo. Panettone del Toris. Oh. Aroma di morte, eccezionale. Attenzione con il coltello che ciccio ci ha lasciato un dito, ci ha lasciato veramente una falange. Il risultato finale sarà questo. Cominciamo la composizione del piatto. Cominciamo ad assemblare il piatto. Uno strato di panettone. Mi raccomando, non lesinate con la pancetta perché è una sensazione indescrivibile. Ogni anno quando arriva il Natale fare il pancettone, si sente quella magia nell'aria, le luci,
È bellissimo, è bellissimo. Boh, è indescrivibile. Aspetto questo momento. Questo momento per tutto l'anno. Poi proseguire. Piano piano. Io vi consiglio di prepararlo la sera prima e di lasciarlo fuori dal frigorifero. Possibilmente se ne è attaccata qualche muffa, qualche parassita, le blatte. E lì è veramente il top. Lì veramente avete centrato le porte del cuore. E continuate così. Per tenere il prodotto finale. Il risultato finale sarà più o meno questo. C'è chi dice aggiungere lo zucchero vero, ma io preferisco al naturale. In casi estremi potete aggiungere la curcuma per ottenere un sapore esotico, anche se molti non lo apprezzano. Bene, abbiamo concluso la prima puntata di Cucina con Astio, speriamo che sia anche l'ultima. Ci vediamo il 22 dicembre all'Astio Snowcase, con Autunno, Ano e Rix, nonché il karaoke di Nicola Puro. Io e il pancettone ci saremo, e voi, arrivederci! There's a feeling burning.